schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, anzi non tanto nuovo, è un glitch vecchio, però fatto per quelle persone a cui non riusciva. Lo potete fare in sessione privata e dovete avere un amico che vi aiuta e questo amico si deve trovare allo Santos Custom, come avete appena visto. Poi tra i requisiti dovete avere una moto che non fa parte dei garage del CEO. Deve venire da un altro garage questa moto, e i garage del CEO ovviamente devono essere tutti pieni, o quello in cui andrete a fare il glitch, insomma deve essere pieno. Comunque magari se sono pieni è meglio, almeno non vi sbagliate. Allora, detto questo, una volta chiamata la moto, che cosa dovete fare? Allora, innanzitutto mettete la moto in questa posizione come la sto mettendo io, ragazzi, non mettete in altre posizioni. Se lo fate in questo CEO, potete farlo anche alla Maze Bank, quella più costosa. È importante che mettiate la moto davanti al palo dove c'è il respawn, in pratica. Allora, se fate il glitch in questo CEO e mettete la moto in questa posizione, vi risulterà molto più semplice fare il tutto. Allora, a questo punto che cosa dovete fare? Dovete accendere la moto, andate in veicoli, comandi remoti, accendete la moto, tornate in garage, mentre nel frattempo il vostro amico sarà posizionato davanti allo Santos Custom. Adesso andiamo a vedere che cosa farà anche il nostro amico. Quindi, una volta che avete fatto il tutto, qui salta in gioco il nostro amico. Allora, innanzitutto noi ci avviamo verso scusate ragazzi, innanzitutto, prima di tutto, invitiamo il nostro amico. Mentre il nostro amico, che è davanti allo Santos Custom, avvia una missione. Quindi, una volta che lui avrà avviato la missione, noi avremo questo menu aperto della gestione veicoli, dovremo unirci a lui. E una volta che ci saremo uniti a lui, comunque automaticamente la sessione sarà chiusa, comunque privata, noi ci sbatterà fuori e torneremo in garage. Quindi sempre con la famosa visuale, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinarci dietro al quarto veicolo, ragazzi, dobbiamo stare dietro al quarto veicolo, faccia al muro. Scusatemi ma il riquadro è troppo grande, non si vede, comunque sapete tutti come si fa. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Vabbè, il nostro amico uscirà dalla missione, insomma sarà davanti allo Santos Custom e dovrà entrare, come state vedendo dal video, dovrà entrare nello Santos Custom. Quindi adesso andiamo a vedere, e quando entrerà dentro lo Santos Custom, ragazzi, dovrà premere start per non far avviare ovviamente lo Santos Custom, insomma, non per non farci fare l'animazione dello Santos Custom, ma premerà start mentre sta entrando, in maniera tale che andrà buggato, andrà verso la fine del garage e si posizionerà sul nostro invito, quello che gli abbiamo appena mandato. Intanto noi facciamo la manipolazione. Essendo dietro al quarto veicolo, dobbiamo scambiare la terza con la quarta e la quarta con la quinta, avendo giustamente posizionato la LG al quinto posto. Quando andremo a scambiare la quarta con la quinta, il nostro amico contemporaneamente a noi andrà ad accettare l'invito, prenderemo la moto e andremo direttamente davanti all'entrata del garage, ragazzi, come avete appena visto, e aspetteremo, dovremo aspettare. Adesso in questo momento tutti e due gli schermini, come state vedendo, sono neri in pratica. Quando il nostro amico ci dirà che sarà dentro il garage, come in questa situazione, noi andremo a premere cerchio per tornare indietro da questa situazione che vediamo, cioè da garage pieno
premiamo cerchio e torniamo indietro. Il nostro amico rimarrà in garage e noi avremo fatto la duplicazione. A questo punto andiamo a comprare una LG Retro Custom e l'andiamo a sostituire con l'auto che abbiamo doppiato, come adesso andiamo a vedere. Mi raccomando, le LG sempre a insomma, dove si comprano le super, non da Bennis, mi raccomando, che sono buggate. Una volta fatto ciò, che avete sostituito, attendete che comunque vi venga consegnato il veicolo. A messaggio entrate nel garage. Il vostro amico non dovrà più fare nulla, ragazzi. Una volta che siete entrati nel garage, andate allo Santos Custom, cambiate la targa e il glitch è fatto, ragazzi. E lo ripetete una e un'altra volta, fino a quante volte volete. E un'altra cosa, ragazzi, tutti i glitch che sono stati fatti fino ad ora funzionano ancora. Quello dipende dalle vostre capacità. Comunque vi lascerò in descrizione tutti i vari glitch, anche le live in cui ho provato i glitch, diciamo dell'Eclipse Tower, la live una sola, e i glitch con pallino blu e senza pallino blu, insomma, ragazzi. Quindi ce n'è per tutti i gusti, approfittate di questi glitch. Questo qui, diciamo, ho cercato di migliorarlo un pochino. Detto questo, ragazzi, veramente approfittate, lasciate un bel like, perché penso di meritarmelo, poi non lo so, questo me lo dite voi. Comunque lasciate un bel like per questo video. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.